No, dicevo, oggi io ti volevo stuzzicare, tornando al discorso dell'altro giorno, no, perché tu mi hai destrutturato per certi versi, no? Allora, noi cadiamo nel gioco di censura, no? Nel gioco della censura, per dire questo libro no, questo libro sì, questo libro no, questo libro sì. Oppure se è sì, oppure se è no, leggilo ma con le precauzioni, il che ha un senso. Però le precauzioni le possono capire tutti? Don, prima domanda. Non ho capito che cosa possono capire tutti, Giuseppe. Allora, tu l'altro giorno mi hai detto: guarda, i libri, perché io insistevo sul fatto che, vabbè, anche i massoni hanno scritto dei libri eccezionali, no? Si citava Parliamo del Steiner, si testo cita, di Steiner, sì. eccetera, eccetera. Io ho Anche trovato. Grisinamurti, si citava anche Grisinamurti, ma ne possiamo citare tantissimi, cioè. Vabbè, ma no, non stiamo qui a fare citazioni, sennò poi ci pigliano per gli intellettuali No, io non amo le citazioni, che infatti. parlano di per citazioni. Però voglio dire, partiamo dal concetto. Questi hanno scritto dei libri eccezionali e naturalmente sono pieni di messaggi diretti, pieni di messaggi indiretti, pieni di metamessaggi, no? Io ti dico, l'ornitorinco di colore giallo-rosso ha ucciso tre bestie, no? Ed è stato assassinato, ed è stato un grande assassino e sanguinario l'ornitorinco di colore giallo-rosso. È chiaro che tutta l'attenzione va sul fatto che questo ha assassinato ed è che è stato un sanguinario, ma nessuno si accorge che ho detto che è giallo rosso e che non esiste un ornitorinco giallo rosso. Sono piena di questi messaggi, no? Nel senso che io, raccontando di una storia, ti infilo 3, 4, 7, 8 metamessaggi falsi o comunque tendenziosi, cioè perché devono portare O a. comunque che vanno a collegarsi ad altre cose che voglio far passare, danno sostegno a Bravo. delle robe che non stanno né in cielo né in terra. Esatto, Ok. allora io dico questo, supposto che, perché io parto sempre dallo stesso presupposto, no? Ci stanno vendendo la democrazia come unica panacea, perché poi una volta che io ti ho indottrinato il mondo dicendo che la democrazia è l'unico modo per governare il mondo e che tutti difficilmente oggi. Tu riesci a dire a qualcuno: no, guarda, esistono altri tipi di governo, esiste la dittatura democratica, la dittatura, voglio dire, esiste la monarchia, eccetera, eccetera. Tutti ti diranno: no, no, assolutamente, la democrazia è un baluardo che abbiamo conquistato e guai se ce lo perdiamo. Allora, tornando al discorso Ma tu dell'altra volta. ti chiedi come mai è successo questo? Come è successo? No. No, ma È però voglio successo dire, intanto. cambiando la storia, no? Sì, però aspetta, se no ci perdiamo. Allora, il discorso Qual è? della democrazia al momento lasciamolo da parte e lo affrontiamo dopo. La prima domanda era quella di prima, e cioè, questi personaggi hanno scritto questi libri, no? Sono massoni, tu dici che la massoneria buona non esiste, quindi hanno tutti comunque un secondo fine. No, Allora, certo. la prima domanda è questa. Perché non possiamo leggerli? O meglio, li possono leggere tutti? E chi è che si prende l'onere di dire questo libro è buono, questo libro è falso, questo libro va letto con le precauzioni? Guarda, da un certo punto di vista si possono leggere tutti i libri. L'importante è capire quello che si legge, inserirlo in un contesto e avere un quadro d'insieme. Questo è il concetto. Io posso leggere pure il libro di Albert Pike, no? Sulla massoneria, la Bibbia della massoneria. Sta di fatto con quale intelligenza lo leggo, che capacità di discernimento e come riesco a collocare queste informazioni nell'ambito di un contesto e come riesco poi ad osservare la realtà. Ma lo posso leggere tranquillamente. Il problema è quando si legge e si assorbe tutte quelle cose. E quegli argomenti e magari quella anche ideologia, perché in ideologia quei concetti entrano a far parte della struttura mentale di una persona e delle sue convinzioni. Là è il Sì. dramma. Ma si può leggere tutto, ci mancherebbe altro. No, non leggo cose che mi inducono magari a commettere atti di violenza, che mi inducono a non essere etico, a non essere morale. Io quello Ma là non lo voglio nemmeno leggere. qui è il Aspetta, problema. aspetta, 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 però.
per esempio, se io devo leggere qualcosa sulla rivoluzione russa e sapere che furono ammazzate milioni di persone, io lo leggo per capire quello che è successo, non perché io voglio diventare violento o voglio assecondare quei comportamenti, capisci? Lo leggo per informarmi in che cosa realmente è consentita, perché là fu una roba tremenda. Anche qua, quando si parla della chiesa non chiesa, ragazzi, ma là furono trovati preti, suore, monaci, con il crocifisso conficcato nel petto, nel cuore, capisci? In Spagna accade la stessa cosa accade in Ungheria, capisci? Allora, perché questo accanimento? Adesso sto spostando leggermente la mira, ma certo che posso leggere tutto, è quanto io sono capace di discernere ciò che leggo. Aspetta, fermati. Okay. Quindi tu però prevedi, e qui che è il punto, io su questo, fino a qui diciamo che siamo abbastanza allineati, tu però prevedi un'entità superiore, ok, che definisca ciò che sia etico e ciò che non lo è, ciò che è leggibile e ciò che non è leggibile, ciò che è buono e ciò che è cattivo, che vada a fare una, tra virgolette, nuova censura, no? Un nuovo imprimatur, perché una volta era assurdo dalla Chiesa, cioè questo libro si può stampare, questo libro si dia le stampe, questo libro non si dia le stampe, proprio perché, come hai detto tu, le idee poi formano il pensiero fa l'azione, tu agisci solo secondo le idee che hai, non diversamente, certo, questo non vi è dubbio. Certo. Ora io dico, questa nuova entità superiore in parte sostanzialmente si è spostata in mano al mezzi di comunicazione sociale che però sono gestiti da un potere superiore, il quale stabiliscono ciò che è vero e ciò che non è vero, e dipende da quante volte questa verità viene passata sui media, no? Ora io dico, quanta gente arriva? Certo, in termini statistici, assolutamente, infatti. Il problema, la verità oggi è solo un fatto di statistica, cioè se la maggioranza, ecco dove poi il problema della democrazia diretta. Anche perché, come abbiamo detto mille volte, Hitler è stato eletto a maggioranza, per quelli che pensano che Hitler sia stato cattivo, Barabba è stato eletto a maggioranza, Socrate fu ucciso a maggioranza, quindi poi c'è un circuito che si innesca su quello che è il plagio delle menti con le idee. Ma torniamo all'entità superiore, diciamo. Gustave Le Bon ci parla molto bene della psicologia delle folle, non c'è bisogno di aggiungere altro, penso che sia molto esaustivo. Se poi uno vuole magari approfondire qualcosa, va bene, ma leggendo semplicemente quello già è un'idea di come si forma anche questa opinione, l'opinione pubblica, perché è un'opinione che è indotta da attraverso vari strumenti, varie modalità, varie tecniche, anche con la forza, no? Anche con la forza, perché l'applicazione della legge, quando tu avverti in coscienza che una cosa che non va bene, quella è applicata con la forza, perché i carabinieri, i tribunali e tutto il resto sono l'imposizione della forza ad una verità che qualcuno ha deciso che sia tale, questo è evidente. Il diritto è sempre un'imposizione di forza, no? Non esiste un diritto che viene accettato in libertà, no? Cioè tu devi pagare le tasse. Parleremo anche di diritto, di diritto naturale, forse, non lo so, ma qua il concetto si complica. Non apriamo il discorso del diritto naturale, perché sennò voglio dire, il diritto in senso stretto, cioè è comunque un'azione di forza, perché tu troverai alcuni che faranno alcune cose, alcuni che non li vogliono fare, ma le debbono fare, perché sennò ti arriva Equitalia dentro casa, ti arriva una polizia, ti arrivano i carabinieri, eccetera, eccetera. Quindi il diritto è sempre un'azione di forza, ma io voglio tornare all'entità superiore, cioè chi è che si prende il diritto in questa marea di confusione che c'è in giro di dire questo libro io lo leggo, questo libro non lo posso leggere, se tutto il popolo, cioè dobbiamo ammettere che non c'è uno stesso livello di consapevolezza, no? Lo stesso Grillo più volte è caduto in contraddizione, da un lato vuole la democrazia diretta, vuole elevare il popolo, vuole che il popolo si esprima su certe cose, però poi a un certo punto dice la massa non può capire, per esempio, no, il discorso del signoraggio, ma non voglio entrare io sono stanco di parlare di Grillo, perché quello che c'era da dire è stato detto, il resto è tutto acqua che si versa dal bicchiere, quindi acqua persa, quindi
È solo un esempio per dirti che anche lo stesso Grillo, che sponsorizza la democrazia diretta, a un certo punto deve ammettere che la massa non può capire certe cose, lo deve ammettere, l'ha ammesso pubblicamente. Allora io ti dico, chi è questa entità superiore che può stabilire se un libro fa male, se un programma fa male, se una comunicazione fa male o meno? Allora, io intanto comincio a rispondere a quello che dice Grillo. Io non sono assolutamente d'accordo con Grillo, perché quando noi riusciamo a far indossare praticamente a tutti i ragazzi lo stesso abbigliamento, o quando riusciamo a far vedere alla gente dei programmi televisivi che sono orrendi e la gente li guarda, quando riusciamo a mandare in vacanza quelli che voglio, quelli che se lo possono ancora permettere, ma lo farebbero tutti, milioni e milioni di persone, vuol dire che certi concetti semplici e ripetuti possono arrivare. Io non sto dicendo che dobbiamo diventare tutti esperti di monete, tutti monetaristi, esperti di signoraggio o costituzionalisti, eccetera, eccetera. Ma esiste quel buon senso che la massa è in grado di afferrare, perché tutto sommato, Giuseppe, la massa sarebbe pro sopravvivenza. Quindi quando tu mi dici ma a che cosa facciamo riferimento? A norme di pura pro sopravvivenza, mia e degli altri, nostra e degli altri. Poi questa pro sopravvivenza, man mano che si va su, chiamiamole in questi scalini che salgono, tu hai prima la sopravvivenza del corpo, poi la mano a certa sicurezza, poi arriva l'essere apprezzato, quella che era la piramide di Maslow, se vogliamo possiamo anche dire quella, man mano che va verso l'alto. Sì. Ma tutte queste robe devono essere. Devono essere pro sopravvivenza. Tu dici, ma chi fa a stabilire che cosa è giusto e non è sbagliato? Allora, l'ETA è al servizio dei poteri sovranazionali. Lasciami finire, però, se no il discorso non. Che fa? Lo dice? No, mente, perché sa che non è giusto. Quindi non è che non lo sa, capisci? Ciò che per te è reale, ciò tu comunichi, ma nel momento in cui sai che c'è qualcosa dietro il tuo comportamento che non sarebbe apprezzato e che quindi lo comunichi, sai che allora quello non è proprio bene, non è pro sopravvivenza degli altri e quindi non va bene, capisci? Chi commette un furto non è che va a vantarsi, non è che va a vantarsi, quindi vuol dire che noi abbiamo un qualche cosa di pur vago che ci dice esattamente questo è bene, questo è male, insomma, c'è un qualche cosa. Inoltre, beh, insomma, la religione qualcosa ce l'ha anche detto da questo punto di vista. O no? Quindi tu ci stai dicendo, cioè io cerco di riassumere con parole mie, ci stai dicendo, in ogni caso, all'interno di ogni uomo c'è una specie di matrice, no? Una specie di diritto naturale che ti fa dire, certo, questo mi fa sopravvivere, questo no, questo è per il mio bene, questo no. Chiamiamolo, certo, buon senso. Certo. Non sarebbe uscita da stati probabilmente che erano molto vicini a quelli degli animali. Come cavolo hanno fatto? Hanno capito che c'erano dei comportamenti pro sopravvivenza e dei comportamenti che non erano pro sopravvivenza. Noi ormai non abbiamo capito nemmeno questo. Perché? Perché siamo bombardati da comportamenti, da principi di comportamenti distruttivi che ci isolano, che non ci fanno essere pro sopravvivenza, perché noi non abbiamo comportamenti pro sopravvivenza. Se io mi chiudo nel mio e subisco, ma dov'è il comportamento intelligente pro sopravvivenza? Uno di bisogna cominciare a bussare a tutte le porte e dire, ma anche a voi succede sta roba, ma che cazzo ne pensate? Cosa facciamo? Uno, paura. No, mi stai facendo pensare a una cosa. Uno di questi comportamenti antropologici e storici della storia dell'antropologia è stato proprio quello che l'uomo da solo sarebbe morto, invece si è dovuto assemblare in villaggi, certo, in gruppi, certo. Quindi c'era già gruppi che comunicavano con altri gruppi per degli scambi, e gli scambi all'inizio non avvenivano esattamente tu mi dai, quindi, io ti do, erano anche dei segnali di amicizia, no? Di instaurazione di buoni rapporti, io ti regalo qualcosa, ti dono qualcosa, tu mi doni, probabilmente all'inizio era il dono, poi è diventato uno scambio. Poi aspetta, è diventato ancora qualcos'altro. Voglio insistere su sta cosa, perché poi facciamo un parallelo con i tempi moderni. Cioè,
aveva capito che da solo non avrebbe potuto costruire una palafitta, non avrebbe potuto costruire un muro, quindi c'era un'esigenza naturale di sociale, di socializzare, di fare gruppo, perché da solo sarebbe morto. Oggi invece la propaganda tende all'individualismo assoluto. Certo, devo Quindi dire. è in contrapposizione netto, tu dici, con un diritto naturale invece di uomo Non sociale. sono comportamenti pro sopravvivenza, ma questo è evidente. Chi come noi cerca di fare qualcosa, tutto sommato, è un atteggiamento di pro sopravvivenza, a dire, cazzo, svegliamoci, facciamo qualcosa, non ci facciamo distruggere. Poi il distruggere vuol dire tante cose, dal punto di vista fisico, materiale, da un punto di vista umano, dal punto di vista di tanti aspetti, capisci? Però sono comportamenti pro sopravvivenza, Quindi io di questo ne c'è rispetto. tutta una manipolazione, non solo mediatica, ma anche a livello di istruzione, che parte dai libri di cui parlavamo prima, no? Scritti anche dai massoni, in cui Certo. tendono a far passare questa democrazia come una forza dell'individualismo, no? Come Allora Giuseppe, una. un segnale che una società ormai, che una società, scusa, è retta da principi di non pro sopravvivenza sono i suicidi. Il suicidio è contro natura, diciamo. Sono le depressioni, sono gli atti di violenza gratuiti. In realtà io scateno verso altri un qualcosa che ho dentro, no? Quindi sono tutti segnali sono tutti comportamenti non pro sopravvivenza, sono segnali enormi. L'alcolismo, per esempio, che viene diffuso, ma tu vai a pigliare quello che successe, per esempio, nei paesi dell'est, dove c'era una dittatura della Madonna, quella è una vera dittatura. La vera dittatura è quella che non sono quelle che impone un certo pensiero, ma quello che ti porta via anche ciò che di privato è tuo. Questa, tu non hai più niente, non sei, sei un numero, sei un pezzo di ingranaggio. Che cosa succede in quei paesi? Ma oggi sta In quei succedendo la paesi gli stessa altri. cosa col capitalismo. Bravo, bravo. Quindi il segnale, se noi andiamo verso la pro sopravvivenza o la non sopravvivenza, è proprio questo: i suicidi, le depressioni, gli atti di violenza, l'egoismo esasperato. Questi sono comportamenti assolutamente non pro sopravvivenza. Quindi queste cose noi le sappiamo. Ma anche il popolino, chiamiamolo così, che non è in grado di afferrare certi concetti più ampi, lo sa perfettamente. Io sto parlando con delle persone in questi giorni che dicono non va bene niente. Te lo dicono, poi un attimo dopo cambiano discorso e ti dicono stasera c'è la festa là, cosa andiamo a mangiare, eccetera, eccetera. Però, voglio dire, lo sanno perfettamente. Inoltre, un altro aspetto, Giuseppe, questa è un'altra cosa, sto cambiando leggermente il discorso. Fra 100 anni, immaginiamo che noi non riusciamo a concludere niente. Sui libri di storia, se la scriveranno, che cosa c'era scritto? C'era scritto che c'era un gruppo di esaltati, fanatici, che voleva istigare la gente al razzismo, all'omofobia, contro gli immigrati, eccetera, eccetera. E chi leggerà quelle cose dirà, questi erano proprio dei delinquenti, dei grandi coglioni, capisci? Inoltre, un altro meccanismo che è stato usato da sempre sono le infiltrazioni. Se io ti dicessi, per esempio, che, per tornare al discorso anche dell'altro giorno, che nell'Inquisizione spagnola c'erano degli infiltrati, io commetto degli atti particolari, è la stessa cosa quando c'è una manifestazione, c'è un intruso che non appartiene sicuramente ai Ma manifestanti, i Black questi Bloc, commettono insomma. delle cose e faccio incolpare i manifestanti. La stessa cosa è successa anche nel corso della storia, è successa nel I corso Black della storia Bloc. quanto riguarda il cristianesimo, è successa la stessa cosa. Ascolta, Capito? E se per esempio l'Inquisizione avesse avuto altre finalità e si fosse svolta in un altro modo, al di là di alcuni magari eccessi che pure ci possono essere stati, ma nell'insieme fosse stata un'altra roba. Noi l'altro giorno dicevamo, ma come mai non si è mai difesa la Chiesa da questa roba? E se lo avesse fatto ed è stato tutto alterato? E se ci fossero stati degli infiltrati? Capito? Poi a quali fonti noi abbiamo accesso? A quali fonti, quante fonti autentiche si sono salvate, quante invece sono state manomesse, quali fonti sono state privilegiate. In queste robe ci vuole un'apertura mentale della Madonna. Ci vuole un'apertura Senti, mentale della Madonna, capisci? no, però ascolta, sul discorso dell'infiltrazione ormai è un protocollo vecchissimo, lo usano i servizi segreti, che poi esiste un unico servizio segreto mondiale,
divise. No, sempre usato, Giulia, aspetta, sempre aspetta, usato. Aspetta. Proprio l'altra, no, tu parli proprio della Inquisizione, no, ma io qui voglio inserire un elemento di manipolazione che veniva usato proprio con questi semi, con questi infiltrazioni. Proprio ieri sera, cioè, noi ieri sera, del 14 sera, 14 agosto sera, è stato mandato su Rai 3 un servizio che si intitolava 5 telecamere rotte, 5 broken telecamere, dove un servizio di un palestinese ha documentato come l'altra nazione stasse invadendo un piccolo villaggio. E a un certo punto c'è un passo del video che è eccezionale, perché a un certo punto fa vedere come squadre speciali di quest'altra nazione si travestivano da palestinesi. Certo, certo. Emulavano proprio da attori perfetti, come se loro erano contro, erano loro i capigruppo e facevano loro, no? L'assalto a quest'altra nazione. Però poi servivano semplicemente a individuare gli altri capi, tant'è vero che poi loro, quello che succede con i Black Bloc, pari pari, cioè che poi quelli là non venivano presi, perché giustamente erano loro, erano infiltrati, mentre venivano presi gli altri che si erano fidati dei infiltrati. Ecco, è una volta che noi abbiamo capito che queste sono tecniche che vengono usate da migliaia di anni, da migliaia di anni, allora io non devo essere più che accorto, non devo usare veramente il discernimento, il problema, non devo andare a cercarmi fonti che non sono quelle che mi vogliono dare in pasto o quelle che comunque riesco ad ottenere con un grande sforzo, non io devo andare a cercare della roba incredibile e poi devo confrontare, poi farmi una mia idea, ma è tenuto conto di tutte le tecniche che sono state usate nel corso dei millenni e probabilmente arriverò a rimettere in discussione tante cose, capisci? Ma tantissime cose, le vedrò con occhi diversi questo mi servirà a interpretare la realtà di oggi. Non a caso Gesù diceva: siate astuti come volpi quando state in mezzo a loro. Vabbè, il messaggio evangelico da questo punto di vista è micidiale. Ma io ti voglio riportare sul terreno minato, attenzione, a quello che abbiamo lasciato prima. Allora tu dici che l'umanità ha dentro di sé dei meccanismi di sopravvivenza. Ok, perfetto. Certo. Tra cui anche l'essere l'uomo sociale. Però io ti dico un'altra cosa. Loro con dei sistemi blindati, abbiamo detto, no? Con la manipolazione mediatica anche dei cinema, del film, eccetera, eccetera, stanno invece forzatamente creando una umanità che invece vive sulla competizione, sulla corruzione, sul dio denaro, eccetera, eccetera. Non c'è un contrasto in questo, cioè tu. O meglio, riformulo la domanda, tu pensi, per esempio, che se sta manipolazione mediatica finisce a un certo punto, no? Fosse un po' più neutra, non ci fosse, insomma, no? Tu dici che l'uomo tornerebbe a questi meccanismi di sopravvivenza, oppure di fatto c'è all'interno dell'uomo, no? La voglia di essere corrotto, la voglia di essere competitivo, la voglia di badare solo al denaro? No, guarda, perché io sono nato e in questo periodo mi trovo qua in vacanza, diciamo, in un paesino del Meridione, io ho 56 anni, quindi voglio dire ho una certa età, mi ricordo quando ancora qua c'era la solidarietà, c'era tutto il resto, capisci? Quindi secondo me si ritornerebbe, basterebbe cessare tutti questi meccanismi manipolativi, continui, perché Giuseppe hanno bisogno di averne sempre di più per addormentare, capisci? Negli anni 60-70 bastava un po' di telegiornalini, qualche trasmissione di un certo tipo, poi un po' di pubblicità e ci hanno portato verso il consumismo, verso queste cose, che sotto certi aspetti non era poi tutto da buttare, ci mancherebbe altro, anche se alcune cose sono da buttare. Adesso hanno bisogno di dosi sempre più massicce. Per drogare la popolazione. Per drogare la popolazione, in dosi sempre più massicce, perché chiaramente siamo anche noi un po' assuefatti, no? Quindi c'è bisogno di dosi massicce, ma di ogni tipo. Nel momento in cui tu cessi
questo bombardamento, stai tranquillo che la gente si ferma e comincia a guardarsi intorno e a cercare il vicino, cercare qualcun altro, dire, insomma, che cazzo è successo qua? Quindi quello che già lo dicono, che manca una fonte autorevole che ti dice guarda che quello che stai pensando, popolo, è giusto, solo che nessuno te lo dice, perché il concetto è che noi non crediamo più nemmeno in noi stessi, in quello che pensiamo, perché ci guardiamo intorno e tutti la pensano in maniera diversa e io non oso, io non oso dire quello che penso. Se uno comincia a dire guardate io la penso così, poi due, poi tre, stai tranquillo che si aggrega praticamente la stragrande maggioranza. Ma vedi, questa realtà però, non è vero che piace, Giuseppe, questa realtà viene tenuta insieme da 500.000, 600.000 persone che vivono di questo sistema e queste persone reggono tutto il resto. Ma c'è una massa insofferente che non è che non ha capito, è che è, come dire, è convinta di pensarla solo lui in quel modo e non ha conferme da parte di autorità e dice vabbè è colpa mia che non capisco un cazzo. È chiaro, ti fanno dubitare di quello che pensi. Ma allora qui c'è una cosa, è chiaro questo concetto. No, è chiarissimo, però qui c'è un'altra cosa che non mi torna, vediamo se riusciamo a capirla. Sì. Dici l'uomo comune, tra virgolette comune, c'ha comunque dentro di sé questo rigetto, questa forma di imposizione, però certo, se non se lo sente dire da una forma autoritaria, lui non è sovrano dei suoi pensieri, fammi usare questa espressione, no? Aspetta, da fonte autoritaria oppure da qualcuno che comincia a organizzare piccoli gruppi, dove però non va a parlare, ma li fa parlare, cioè è bravo a tirar fuori le domande, è bravo a tirar fuori, a farle riflettere sul corridoio, io l'ho fatto in qualche caso, e ti posso dire che di fronte alle domande giuste la gente comincia a porsi delle domande, ma non devi stare sempre là a fare lezione, a voler, come dire, trasferire montagne e di informazioni con linguaggio anche difficile, non vicino a quello della gente, assolutamente. La gente non è vero che non è in grado di capire, ma ha usato un certo linguaggio. In piccoli gruppi molte domande, molte riflessioni. Io vado a far riflettere loro, non per dire io, ne dico già tante, basta. Quando ci si trova di fronte a un gruppo di persone, anche un piccolo gruppo che si parla, tipo a casa, fare le domande, però... che cazzo sto a parlare? Però tu, prima, sì, su questo siamo d'accordo, però tu prima mi hai detto la necessità della conferma di un'organizzazione, di un gruppo comunque, di un VIP, di un sistema. Ora, la Chiesa hanno cercato di screditarla. No, la Chiesa è screditata, la moda è chi gli spara più addosso, su cose che non pensano un cazzo, dice sempre così, ma la Chiesa. L'istituzione pubblica è completamente deviata, manipolata e gestita da sostanzialmente tutti attori o comunque insomma gente che è contro il popolo, quindi io non trovo più in una fonte autorevole la conferma del mio disagio, ok? Va bene? Però come se ne esce a questo punto? Perché se l'istruzione se abbiamo detto che il consenso viene fuori dai media, ma i media sono sotto controllo, non trovo riferimento nel politico perché il politico è sotto controllo, non trovo riferimento nella Chiesa perché la Chiesa è sotto controllo. Quindi io la mia idea, che anche se reputo sovrana, ma non ci credo finché non la sento dire da altri 3, 4, 100, 1000, 2000 persone, è a tanto che ti pigliano però, che sono come me, addirittura... se il papo sento dire una cosa da altri 5 fabbri, probabilmente la considera vera. Le armi della persuasione di Cialdini. Su questo sono molto chiare, cioè fa l'esempio del bambino, no? Lui vuole insegnare al bambino a nuotare, il bambino manca per caso a cura dell'acqua, lo accompagna il suo amichetto che c'è la piscina, quando torna il bambino sta nuotando, perché ha visto l'altro bambino più o meno della sua età e quindi va imitato. No, non era disposto a pegare un insegnamento da un qualcuno che riteneva molto diverso da lui, quindi questo è un altro principio fondamentale, capisci? Di cui dovremmo tener conto, No, però voglio dire, io devo tornare su sta cosa, perché tu dici non riusciamo a dare sovranità alle nostre idee, perché? Perché tutto il sistema ci spara contro, ci parla contro.
E allora qual è la forma per uscirne? Giuseppe, posso sparare a zero? Posso sparare a zero? Sì. Allora spara a zero. Allora spara a zero. Cosa hai fatto fino adesso? No. Allora io sparo a zero. Il 24 settembre c'è questa manifestazione a Roma. Sì. Giusto? Io ritengo le manifestazioni la cosa inutile. Più inutile che si possa essere. Questo. Allora, anziché manifestare, perché non riunirsi tutti questi gruppi da qualche parte e fare delle strategie comuni? Allora sì, sarebbe utile, capisci? Strategie, ma se ne esce con delle azioni, chi le porta avanti, tempificate, come recuperare risorse per poi avere la possibilità di comunicare e tutte queste cose. No, è preferibile lo sfogo. Ecco, anche in questo caso prevale l'emotività. Cioè io preferisco tutto sommato una manifestazione perché non è che mi impegna più di tanto, vado là, siamo euforici, ci sentiamo bene quel giorno, ci sfoghiamo, dopodiché torniamo a casa e che cazzo abbiamo combinato? Allora, poi ognuno va per la sua strada, non si crea una struttura permanente, attiva, con dei progetti, con dei piani, con dei mezzi, capisci? È pur vero. Alla fine, scusa, abbi pazienza, dopo che succederà? Niente. Ma perché io e te siamo, come dire, siamo uniti semplicemente perché partecipiamo ad una manifestazione. Ma questa è una putterata, ci pigliamo per il culo. Noi siamo uniti se ci mettiamo all'interno di un io anche in una stanza. Abbiamo già deciso però di cosa parliamo, perché sennò sai come finisce, no? Comincia uno e dice la sua, quell'altro dice la sua, ognuno ha il piacere di dire la sua. Quando siamo andati via, io ho ascoltato 7 persone, ma non ci ho capito un cazzo. L'importante è che ho detto quello che pensavo. Questo sai perfettamente che accade così. E allora perché non utilizzare questo tempo per creare qualcosa di permanente? Però aspetta. Okay. No, tu sai che quante volte hai ragione, tanto è vero che Accademia della Libertà ne organizza più convegni o meeting di questo tipo e in qualche maniera sponsorizza gli altri, cioè li appoggia, perché quantomeno c'è l'aspetto mediatico, cioè non è tanto per i gruppi stessi che stanno partecipando, che già sono sensibili e che peccano di tutte quelle cose che hai detto tu sotto il profilo organizzativo, ma quantomeno per cominciare a svegliare altri, per dire, oh, ci sono 20 associazioni che si stanno tentando, almeno all'apparenza, di mettersi insieme per fare qualcosa. E quindi io su questo sono d'accordo con te, però non aspetta, non denigrerei, non degrinerei, denigrerei così al 100%, nel senso che sotto l'aspetto funzionale, incisivo e operativo ti do pienamente ragione, non servono un cazzo, anche perché le manifestazioni sono proprio quello che loro vogliono, per tutta una serie di motivi, perché sanno che non fanno niente, perché se magari ci infiltrano qualcuno le massacrano, sono preparatissimi alle manifestazioni e sanno certo. Che è l'unico sfogo che ti hanno lasciato per scaricarti i nervi e il giorno dopo tutto ricomincia come prima. Su questo non ci certo. piove, su questo non ci certo. piove, però è pur vero che quando si tentano di fare delle cose operative serie, mi riferisco a tanti gruppi di avvocati più o meno bravi che tentano di, per esempio nelle aule giudiziarie, di fare qualcosa, o gruppi di moneta locale che tentano di fare qualcosa, o gruppi di economia locale con gli orti in sorte, eccetera, eccetera. È pur vero che questi, piano piano, appena tu trovi uno spiraglio operativo, ti vanno a fare la legge o te, OGM, to, banche, to, cioè non si può fare più moneta complementare, cioè appena tu fai delle cose tecniche, no? Operative, serie e reali, ti vanno a tagliare quei piccoli margini di spiraglio che loro correggono il loro sistema, no? Il loro sistema di blindatura, di manipolazione e di dominio, loro lo correggono giornalmente, cioè se si sono dimenticate una falla in cui il popolo poteva avere un piccolo spiraglio per farsi qualcosa, loro lo correggono, l'ultima, quella lì degli orti insorti, che uno non si può più manco seminare i propri sementi, e ti hanno fatto la legge del CRM, per dirtene una. Hai detto tante cose, rispondo, io non sto denigrando
chi fa le manifestazioni. Dico semplicemente che ci sarebbe un modo migliore per impiegare il tempo e la cosa sarebbe anche più efficace. In assenza di niente, meglio la manifestazione, ma proprio, come dire, sono largo di manica stamattina. Ma se devo decidere quali sono le priorità, se sarebbe prioritaria una organizzazione di quel tipo o la manifestazione, io non ho il minimo dubbio. Non ho il minimo dubbio, le manifestazioni da questo punto di vista gli diamo valore 1 e quel tipo di organizzazioni gli diamo valore 8. Quindi alcune volte noi non abbiamo il senso della priorità. Capisci? Perché? Perché quello ci appaga di più, perché esce il loghino e tutto sommato mi piace che esce il loghino che io ho partecipato a questa roba, anzi guai, dove l'hai messo il mio loghino? Cazzo, perché me l'hai messo sotto là? E me l'hai messo più piccolo, di quell'altro più grande e puttanata di questo tipo che sa perfettamente che esistono, insomma, non è mica che me lo sto inventando, è arrivato il momento di dirci le cose chiaramente. Inoltre, come pensiamo di uscire da questa situazione? Io non amo la parola, anche se l'ho usata in passato, disobbedienza civile. Perché disobbedire, come dire, già per scontato che ci sarebbe qualcosa a cui tu sei tenuto ad obbedire e questo non mi piace. Diciamo che se c'è qualcosa che va contro la pro sopravvivenza, io semplicemente non collaboro. Quindi noi dovremmo trovare forme di non collaborazione, proprio mettere delle persone esperte sotto tanti aspetti, quindi dal punto di vista giuridico, dal punto di vista fiscale, dal punto di vista psicologico, dal punto di vista, che cazzo ne so, di tante discipline, metterli là, persone che hanno capito qual è l'argomento della discussione, l'obiettivo, e tirar fuori forme di non collaborazione, perché tu non mi puoi chiedere di collaborare a qualcosa che vuole la mia morte fisica, la mia morte civile, la mia morte psicologica, la mia morte come dignità, quindi la non collaborazione, perché noi alla fine a questo dovremmo arrivare, a mettere giù delle forme di non collaborazione e non disobbedienza, assolutamente, la disobbedienza è un'altra cosa, io non voglio essere, il potere è una relazione, se qualcuno si prende la briga di fare qualcosa è perché qualcun altro gliela lascia fare, ma su questo non collaboro, capisci? E sono come i disinformatori che ormai sono sul blog, ma non si però io non collaboro a questa loro strategia, vedi che poi però finiscono, perché non hanno il risultato, dovremmo arrivare a forme di non collaborazione. Sai qual è il discorso? Risulta poi difficile quando il territorio è loro, le leggi sono le loro, il mercato è loro, l'economia è loro, la comunicazione è la loro, tu ritrovi praticamente ti ritrovi in un campo avversario, cioè tu stai giocando fuori casa, stai a casa tua ma stai giocando fuori casa, perché riflettevo ieri su un articolo di un ragazzo che tu sai che c'è questo movimento OPPT, il quale sta tentando di riportare la sovranità personale, risponderò con un video a quella persona che mi ha scritto sugli OPPT. Purtroppo anche lì, anche se vogliamo vederci dietro una giusta causa, una filosofia giusta, quando tu poi devi mettere in pratica la sovranità individuale e sovranità personale, non è uno scherzo, perché poi, per esempio, vediamo il diritto privato, noi viviamo in una società in cui… Però Giuseppe, posso dire un attimo che io mi dissocio dall'OPPT? Posso dirlo? Ma certo che te ok, io mi dissocio… totalmente. Ma ti sto dicendo, a parte il fatto che dietro ci può essere, ripeto, una filosofia giusta, il problema è che si cade nel ridicolo, perché quando io voglio essere sovrano di me stesso, mi compro una casa, no? Faccio un esempio, no? Il discorso del diritto privato. Non esiste il diritto privato, è solo una presa per il culo. Io se me la voglio comprare devo pagare le tasse, allora già non esiste più libertà di comprarmela. Se la voglio ristrutturare devo fare 2000 permessi, basta cambio un muro dentro casa e devo chiedere il permesso. Se la voglio vendere e ripago le tasse, se voglio aprire una finestra e ripago le tasse.
Allora dov'è sto diritto privato? Non esiste sto diritto privato, c'è qualche cosa di oltre, no? Non so se mi spiego. No, esiste, ma non ha le finalità che noi pensiamo. Esatto, che esatto. Ma è quello che ti dicevo prima, loro si sono insinuati in tutte le nazioni, sia quelli che ci hanno il diritto, il common law, sia quelli che ci hanno l'altro tipo di diritto, in cui diritto romano, sì, diritto romano, in cui tutto il diritto è fatto affinché regga il sistema, non affinché ci sia la sovranità del cittadino. E allora questo bisogna far capire. Senti, no, io l'ultima domanda e poi giudichiamo. Ma sul diritto, l'un diritto sarebbe lunghissimo, la faccenda è anche interessante, sinceramente, perché il diritto ha una sua funzione. Ha certo una sua che funzione, ma dovremmo prima capire che cos'è il diritto, come nasce. No, ma la finalità, che cosa vuole tutelare? Se il diritto dovrebbe dare certezze o dovrebbe dare incertezze? O per il diritto in realtà diventa fonte di potere o anche di mantenimento di una casta di personaggi, ma vedi, che poi si tratta depositari di un sapere. Le norme dovrebbero essere estremamente semplici, comprensibili a tutti, altrimenti i cittadini sono in balia di che cosa? Cioè, come tutte le cose, è sempre il senso della misura che poi ne determina il buon senso, no? Cioè, tu hai un diritto, cioè, come prima dicevamo che l'uomo è un uomo sociale, quindi alla fine si è dovuto accorpare ad altri uomini per fare una prima comunità, è chiaro che quando tu vivi in comunità ti devi dare delle regole. La buona convivenza dice che queste regole devono essere accettate. Il problema dove nasce però? Quando queste regole diventano troppo oppressive verso l'uomo, quando queste regole diventano troppe, quando diventano non più regole a servizio della comunità, ma è la comunità che deve servire le regole e deve essere schiava delle regole, e ancora peggio quando un ente terzo, un comune, un sindaco, una regione, uno Stato, diventa personalità giuridica esterna alla comunità stessa e queste regole le modifica piano piano per la sua autodeterminazione, no? Lo Stato, la regione, l'Europa, la banca, eccetera, eccetera, comincia a modificare queste regole non più per la convivenza della comunità, ma per autodeterminarsi e autodifendersi rispetto alla comunità. E qui è il problema del guarda Giuseppe, basterebbero 4 ore di un bel seminario che si potrebbe fare semplicemente sullo spiegare che cosa intendeva Auriti su un momento strumentale e momento educativo. Per vedere i vari esempi in cui questi due momenti, diciamo, sono rispettati, parlo degli esempi invece in cui nella nostra società c'è una confusione incredibile su questi due momenti, perché è fondamentale. Auriti ha avuto la capacità veramente in poche parole di spiegare, come dire, di mettere là un'idea fantastica, questo vale per il diritto, vale per le nostre società, vale per tutti. Il diritto lo considerava valore dello spirito, perché noi non siamo più, noi massa, non viviamo più momenti egoistici, noi siamo semplicemente degli strumenti per l'edonismo di qualcuno. Certo, ma questo è chiarissimo per me. Ecco, questi concetti così semplici, probabilmente non è vero che la gente non li capirebbe. Perché quando vai a spiegare, sempre nello stesso discorso, lui parlava che l'ente di diritto pubblico che è svuotato di contenuto umano non è più al servizio della comunità, ma è un ente di cui servirsene. E si riferiva al potere. Ma non può essere, perché nel momento in cui nasce uno Stato così come nasce, il cittadino non c'entra più niente, perché lo Stato è un'entità separata, è una persona giuridica, capisci? Una persona giuridica che può avere diritti e doveri, che utilizza degli organi per portare avanti quelli che sono i suoi obiettivi, ma non sta scritto da nessuna parte che gli obiettivi di questo Stato coincidano con quelli dei suoi cittadini. Il problema non è un condominio, dovrebbe essere un condominio, non è un condominio. Ma qui entriamo. Qui entriamo in argomenti un po' troppo difficili, nel senso che ci sono degli studi antropologici e sociali i quali dicono che c'è un limite anche numerico, no? Ci sono certe comunità oltre del quale è fisiologico che poi avvengano i sottogruppi, eccetera, eccetera. Quindi
la cosa migliore sarebbe fare piccoli stati, no? Piccole regioni, piccole, superati un certo numero fisiologico, è inevitabile che si creano le fazioni l'uno contro l'altro. Cioè, guarda, facci caso, i comuni più piccoli sono, più fanno gruppo, più cominciano a ingrandirsi e subito... Una volta sì, purtroppo adesso è raro anche... Ma perché c'è la propaganda neoliberista del... Comunque voglio dire, noi abbiamo un esempio al mondo di qualcuno che utilizza poche regole, molto chiare, implacabili, quindi certezza, hai voglia di certezza, tra virgolette, del diritto, implacabili. Queste norme sono praticamente immutabili, non modernismo, non le riforme, non le spalle, tutta questa roba secondo il principio che man mano che si va avanti si migliora, no? Questo hanno fatto credere questo, che è una grande invenzione. Quindi voglio dire, questo è possibile, è stato fatto per determinate ragioni, potrebbe essere fatto per altre, ma ripeto, abbiamo aperto argomenti veramente... Tu dici che ci dovrebbe essere un contro, una filosofia anche da parte nostra che sia rigida, che sia, abbia disciplina, che abbia un'organizzazione severa e che insomma sta democrazia alla fine, se non c'è l'evoluzione dell'umanità alla fine è più deleteria che non, è più un male che un bene insomma. Ma guarda, intanto bisognerebbe andarsi a studiare com'è che Pericle si inventò la democrazia e scopriremmo un qualche cosettino di interessante. Lo leggevo proprio l'altra sera in un libro abbastanza introvabile, quindi, perché nacque là, no? Che libro nacque è? Pericle, adesso non lo diciamo perché sennò sono tacciato di chissà che cosa. Ah, ho capito. Letture un po' particolari, quindi la democrazia è una bella parola, vedi, è anche sonora, no? C'è la E, la O, la I, la A, ci sono un po' tutte le vocali, manca solo la U, quindi no, è bella, democrazia, poi andiamo a vedere che cavolo è e scopriamo che quello che è ciò che noi tocchiamo con mano tutti i giorni, non ciò che ci viene detto, e dovremmo avere la capacità, il discernimento di dire una roba è ciò che io vedo, ciò che sperimento, non ciò che mi viene raccontato. Perché giustamente, come diceva Oscar Wilde, qua cito qualcuno, che spesso ti si fa convincere da un'argomentazione. Tu devi osservare, ma quale argomentazione? Io osservo, metto insieme dei fatti, dopodiché trago le conclusioni. Me ne frega un cavolo di quello che me la vuole dipingere in un certo modo, capisci? Quello che me la racconta, non me la racconta. Io osservo, imparo ad osservare e da questo trago le mie conclusioni. Possiamo concludere in una maniera, insomma, no? Anche se poi ci tacceranno, ma tanto a noi non ce ne frega niente di come ci classificheranno, che se la democrazia funzionava, no? Non ci avrebbe portato a queste conseguenze, o sbaglio? Certo, ma io chiedo alle persone un'altra cosa, guarda, mettetevi davanti a un supermercato, che nessuno vede, anche in macchina, osservate la gente, osservate come cammina, osservate quanta gente nel fisico ha delle deformazioni, come camminano, piegati, cioè veramente c'è l'abbruttimento interno, poi finisce col manifestarsi all'esterno. Cominciamo a vedere quante cose quando camminano parlano tra loro. Cominciamo ad osservare, ditemi, ma questo è ancora un essere umano o è diventato qualcos'altro? Lasciate stare anche i libri, non c'è bisogno di leggere centinaia di libri, perché io non posso mettere sempre nella mia testa robe di altri, mi devo mettere qualcosa di mio. Semplicemente osservo, io veramente un'oretta davanti al supermercato, mezz'ora, credo che una persona porta a casa tante di quelle informazioni di prima mano sulla nostra società che nemmeno 10 volumi ti possono dare. Va bene, per oggi mi hai esaudito abbastanza, quindi ti ringrazio e buona vita. Vado a fare una passeggiata in montagna adesso, ciao. Ciao Elia, ciao. Ciao, ciao.